L'anteprima del nostro telegiornale, in primo piano la soluzione per i lavori da portare al tratto della ex strada statale vicino al porto di Casamicciola, lo ricorderete, nelle settimane direttamente collegate all'alluvione del 26 novembre fu chiusa per il pericolo di crolli, quella nei pressi dell'ex casa cantoniera. Ebbene, il comune di Casamicciola è stato individuato come soggetto attuatore e viene ritenuta questa una svolta molto importante dal punto di vista della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di quella particolare sezione della ex strada statale. Poi, sempre a Casamicciola, che dopo il primo consiglio comunale di ieri è ancora al centro dell'attenzione, Antonio Carotenuto ha ottenuto la nomina a vice sindaco come membro esterno della giunta, ha dato le dimissioni da consigliera sua sorella Nuccia per permettere l'ingresso di Antonio Pisani, che dunque diventa consigliere comunale dopo aver chiuso le elezioni praticamente a pari voti proprio con Nuccia Carotenuto. A Napoli è stato organizzato un flash mob per ricordare Giulia Tramontano, per noi c'era Marco Altore, vedremo un servizio su questo, così come vedremo un servizio che riguarda il Parco della Gaiola realizzato da Gianluca Verna al MAN. Parleremo di calcio con due notizie importanti, una certa riguarda il Real Forio che si è assicurato la firma di Pietro Gualtieri ancora per una stagione, e poi il presidente dell'Ischia Pino Taglialatela annuncia che un imprenditore sarebbe interessato ad entrare in società anche magari con una quota di maggioranza. Ma di questo e tanto altro ci occuperemo tra poco dopo la pubblicità. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano, per la salute dei tuoi amici a quattro zampe.
La Raspata, specialisti del freddo. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Deliziosi cookies di New York in un cremoso gelato alla panna ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi. La Raspata, telefono 081 90 27 56, www.laraspata.it. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Casa Micciola ha risolto il nodo della ex strada statale 270. Dopo la riunione di ieri, il comune diventa soggetto attuatore del progetto. Antonio Carotenuto, emozionato, felice per l'ingresso di Antonio Pisani. Con il dietro front di Nuccia e l'ingresso in giunta di Antonio Carotenuto, si spalancano le porte del Consiglio per Pisani. Napoli, un flash mob per Giulia Tramontano. Oggi pomeriggio a Piazza Plebiscito i cittadini hanno gridato il loro basta alla violenza contro le donne. Ischia Calcio taglia la tela, un imprenditore interessato. Il presidente gialloblu annuncia che presto potrebbe esserci un nuovo importante ingresso in società. Real Forio, firma Gualtieri. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele Ischia. Scene di assoluta follia quelle che si sono vissute a Napoli, nel quartiere del Vomero. Una persona ha lasciato la sua auto in sosta vietata con all'interno la moglie incinta all'incrocio tra via Luca Giordano e via Scarlatti, bloccando per tanti minuti la circolazione del traffico che si è ulteriormente bloccato con l'arrivo del bus ANM 181 che non riusciva a transitare. Al ritorno il proprietario dell'auto, oggetto di proteste delle persone rimaste bloccate nel traffico, avrebbe preso un'asta all'interno della propria autovettura, colpendo e spaccando i vetri proprio dell'autobus con appunto questa mazza. Poi è scappato correndo verso la vicina via Cilea, lasciando nell'auto, sempre in sosta vietata, la moglie incinta. Sono intervenute le forze dell'ordine per verificare l'accaduto, sbloccare la viabilità, ma anche per verificare le condizioni della donna incinta e per chiederle di dire al marito di presentarsi in commissariato a denunciare l'episodio. Avvenuto lunedì, del cuore dell'area collinare di Napoli, è stato Marco Sansone, un sindacalista USB. Blitz antidroga a Varcaturo, frazione di Giugliano, per i carabinieri della locale stazione che hanno perquisito diverse abitazioni ed aree comuni. Durante le operazioni, a finire in manette, Francesco Izzo, già noto alle forze dell'ordine, hanno rinvenuto i militari e sequestrato nell'abitazione dell'uomo una scatola, la vedete, con all'interno 38 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, un pacchetto di sigarette con dentro un altro paio di grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. L'arrestato, che dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, è in attesa di giudizio.
E intanto si avvia a soluzione la vicenda della messa in sicurezza della ex strada statale 270, superando i rischi di paralisi che si stavano profilando dopo il primo intervento di messa in sicurezza realizzato nello scorso mese di gennaio. La conferenza speciale dei servizi convocata ieri mattina dal commissario delegato all'emergenza post-frana Giovanni Legnini aveva condiviso nella seduta di ieri una decisione per sbloccare la situazione di stallo che si era creata nelle ultime settimane a causa delle divergenze di vedute sulle soluzioni tecniche relative al progetto per la messa in sicurezza. Sulla soluzione tecnica elaborata da Città Metropolitana, infatti, erano state espresse, oltre alla contrarietà dei privati proprietari, osservazioni e richieste di modifica ed integrazioni sia dal vicecommissario, l'ingegnere Gianluca Loffredo, che dal professor Francesco Maria Guadagno dell'Università del Sannio, incaricati dal commissario delegato di produrre relazioni contenenti delle valutazioni tecniche sul progetto depositato. La soluzione è maturata nel corso della seduta grazie alla disponibilità espressa dal sindaco del comune di Casamicciola, Giosi Ferrandino, a svolgere la funzione di soggetto attuatore in sostituzione di Città Metropolitana. La proposta è stata subito accolta con favore dal commissario Legnini e recepita dalla conferenza dei servizi con il consenso da parte di tutti i componenti, inclusa Città Metropolitana. Il consigliere comunale di Forio, il geometra Luigi Patalano, ha inviato una nota al sindaco di Forio Staniverde e ai responsabili del quarto e dell'ottavo settore del comune per segnalare l'invasione di alcune zone di via Francesco Calise e Zaro da parte di alcuni parassiti. Nello specifico si tratterebbe di esemplari di Limantria, dispar e simili che stanno provocando gravi danni ad alberi di leccio e frutta. Patalano riferisce che sarebbe stato individuato un importante focolaio nei pressi della Colombaia e dell'hotel Mezzatorre e chiede che vengano al più presto intraprese iniziative utili a debellare questi parassiti. Intanto sempre dal comune di Forio arriva l'avviso che la baia di Sorgeto resterà interdetta alla pubblica fruizione fino a tutta la giornata di sabato 10 giugno a causa di lavori indifferibili. Le opere da eseguirsi con urgenza e celerità, dicono dal Torrione, hanno rappresentato una priorità dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Staniverde sin dal suo insediamento, sia per garantire sicurezza e stabilità dell'area, sia per non compromettere l'accesso alla baia in piena stagione turistica. Nel primo consiglio comunale di Casamicciola è stata ufficializzata anche la composizione della giunta, che vede come vice sindaco Antonio Carotenuto. Il suo ingresso nella squadra ha però portato sua sorella Nuccia, eletta tra le fila della maggioranza, a fare un passo indietro in favore di Antonio Pisani, il primo dei non eletti. Sentiamo cosa ci ha dichiarato Antonio Carotenuto subito dopo il consiglio di ieri. Antonio Carotenuto, all'interno della giunta del sindaco Ferrandino, dopo aver iniziato, come ricordava lo stesso primo cittadino in consiglio comunale, questo percorso associazionistico che poi ha portato alla nascita della lista, qual è rapidamente l'emozione? L'emozione è grandissima e tantissima perché abbiamo realizzato e concretizzato i sacrifici che da alcuni anni a questa parte abbiamo già intrapreso con l'associazionismo. E proprio questa tematica mi lega ad Antonio Pisani, perché dovete sapere che con Antonio Pisani ben 15 anni fa abbiamo iniziato a fare associazione per Casamicciola, poi vicissitudini vari, impegni lavorativi vari, sia miei che suoi, ci siamo divisi e il destino è strano, forse oggi ci dovevamo rincontrare insieme a parità di voti con mia sorella in seno ad un consiglio comunale. E il destino sempre ha voluto che forse fossi io oggi con mia sorella a lasciare il passo ad Antonio Pisani, un ragazzo di cui ho grande stima, un ragazzo per bene, un ragazzo serio. E quindi questo per capire che cosa, come i valori, l'associazione, lo stare insieme veramente per Casamicciola, per i ragazzi, per tutte le persone, partendo dai piccoli valori alle grandi cose, alle grandi ambizioni politiche, si può veramente fare qualcosa, si può fare tanto. Quindi lo stare insieme con l'associazione e anche all'interno del Consiglio Comunale oggi mi rende veramente felice e soddisfatto di aver realizzato i sacrifici, ma soprattutto i progetti di una vita. Ieri avevamo mostrato alcune immagini nel corso del telegiornale, perché su richiesta del sindaco Giosi Ferrandino, dopo il consiglio comunale, i consiglieri di Casamicciola si sono recati a via Celario, teatro del disastro del 26 novembre scorso, per vivere insieme un momento di raccoglimento. Vediamo com'è andata. Il
infatti siamo di qua perché dobbiamo essere vedi che qualcuno non c'era, molti non c'erano manco venuti di noi, che dobbiamo avere la contezza di quello che è successo per farci capire che tutti quanti noi, che questo per noi è la cosa primaria che dobbiamo fare in questa amministrazione. Cioè non dobbiamo vanificare neanche queste vite che si sono purtroppo perse, non torneranno più, bisogna rispettarle sempre, soprattutto lavorare con quel faro conduttore davanti a noi, e quello che cose del genere non ne devono più succedere. Quindi noi saremo sì flessibili per cercare di far entrare quanto più possibile persone nelle proprie abitazioni, però dobbiamo essere anche tanto rigidi da far capire a chi non può entrare. Dobbiamo farglielo capire, trovare immediatamente una soluzione, perché non li puoi lasciare disorientati, però che noi lo possiamo fare nel loro esclusivo interesse. Noi abbiamo anche questa ulteriore responsabilità. Quindi questa caduta qua non è una sceneggiata, è perché dobbiamo veramente prendere coscienza di quello che è successo e soprattutto dedicare tutto noi stessi in questo quinquennio per fare in modo che non è successo in vano e soprattutto per fare in modo che ci dobbiamo dedicare a questo problema. Perché qui il problema è ancora grosso, cioè noi a valle quasi ci siamo dimenticati di quello che sta qua sopra, c'è da fare tanto, però sono fiducioso perché già stanno lavorando tantissimo, oggi mi hanno mandato le immagini giù, nei palloni stanno pulendo, già c'è stata una ripresa forte. La pulizia, diciamo, dei boschi, sindaco. Non anche quello, cioè, io ho fatto già tutti gli incontri, tutto programmato, anche la pulizia dei boschi, cioè cominceranno a tagliarli perché è un peso enorme. Che non esclude che possa risuccedere, purtroppo noi speriamo che da qui al prossimo turno già tanta parte del territorio sarà messa in sicurezza, perché ripeto, hanno ricominciato veramente in modo veloce a lavorare proprio in questi giorni e piano piano si sale a valle, si mettono le reti dove oramai c'è solo terreno, poi si crescerà di nuovo la vegetazione, ma va bloccato intanto quel manto là, e non subitissimo, ma nei prossimi 2 anni, 3 anni il bosco verrà disboscato. Quando viene disboscato, cosa che si faceva fino a tanti anni fa, giù non ci viene perché è leggero. Come sta così? È la natura, cioè non ce la dobbiamo prendere con lo fato. Con la montagna controllata facendo in quel modo. È la natura, perché se più si appesantisce, dopodiché va tutto ciò che sta a monte va a valle, è la legge della natura. Quindi quelli che possono tornare sicuramente sì. Quelli che possono tornare sì. Quindi rendiamo omaggio al Presidente del Consiglio Comunale, la più alta carica. Facciamo un minuto di raccoglimento e vale per tutti e 13 le vittime ovviamente. Vabbè, allora ragazzi possiamo andare, da domani tutti al lavoro per questo paese. E la scorsa settimana a Procida si è chiuso un ciclo per i ragazzi del servizio civile. A ringraziarli per quanto dato al comune è stato il consigliere Luigi Primario. Sentiamo. Con il consigliere comunale Luigi Primario, un momento questo sempre importante per il comune di Procida perché termina il servizio civile, altri giovani hanno dato una mano al comune in questo periodo, è sempre un periodo un po' delicato. Sì, stiamo cominciando il terzo ciclo del servizio civile presso il comune di Procida con i 3 progetti Biblioteca per Tutti, Rilanci Campania e Comunità Solidali. L'anno che è appena trascorso con i 6 ragazzi che appunto hanno concluso da poco il percorso hanno aiutato veramente il comune in certe situazioni importanti, non per ultimo l'ultima attività svolta è quella della sistemazione dell'archivio dell'edilizia pubblica privata presente nelle vicinanze del comune, un servizio che è importante perché diciamo c'era un po' di disordine nelle carte, abbiamo rimesso a posto con un'enorme fatica, però i ragazzi diciamo spinti a raggiungere l'obiettivo lo abbiamo portato a casa.
Sono tante le varie cose che hanno fatto i ragazzi durante l'anno e spero che ora piano piano diciamo iniziamo a inquadrare i nuovi ragazzi. Hanno appena cominciato, ne abbiamo ancora 5, a breve abbiamo il primo subentro perché diciamo lo prendiamo da un'altra lista, comunque sono sempre 6 volontari. Abbiamo cominciato già un po' di formazione, stamattina proprio sono stati in biblioteca ad iniziare il percorso e la cosa che io dico sempre è quella che di una preparazione generale per tutti. Tutti e 6 devono essere preparati almeno su tutti e 3 i progetti, che poi dopo seguiremo piano piano tutte le varie faccende e i vari compiti che ovviamente sorgeranno durante l'anno. Poi diciamo però ovviamente ognuno ha scelto un progetto specifico, quindi diciamo siamo proprio agli inizi, però è un grande risultato. Possiamo chiudere dicendo un grazie a chi c'è stato e in bocca al lupo a chi verrà. Assolutamente sì, un grande grazie ai ragazzi che veramente si sono dati da fare e hanno offerto proprio a pieno questo anno alla comunità, nel vero senso della parola, portando diciamo la loro anche armonia negli uffici del comune. Questo è importante perché comunque sono giovani, quindi si sono fatti conoscere e si sono fatti voler bene. Lo faranno altrettanto i nuovi che già sono in perfetta sintonia tra loro, pochi giorni di incontro e già li vedo ben affiatati, quindi le prospettive sono veramente molto positive. In piazza del Plebiscito a Napoli si è tenuto un flash mob in ricordo di Giulia Tramontano e di tutte le donne vittime di violenza. Da inizio anno sono oltre 40 le donne uccise e dalle piazze si alza il grido di attenzione per dire basta. Vediamo. La tragedia che ha colpito Giulia Tramontano, la ragazza originaria di Sant'Antimo, uccisa brutalmente a Senago in provincia di Milano, ha riacceso ancora di più i riflettori sul tema del femminicidio. Sono oltre 40 le donne ammazzate da gennaio fino ad ora in questo 2023. Flash mob in piazza del Plebiscito per dire basta alla violenza in ogni sua forma e chiedere alle istituzioni maggiori interventi. Hanno presenziato le istituzioni locali napoletane, regionale, ma anche donne e uomini della società civile. Ascoltiamo Ilaria Perrelli, presidente della Consulta Regione Campania Femminile. Si scende in piazza intanto per confermare e testimoniare la forza dell'azione delle donne, perché era da tempo che le donne non scendevano in piazza e noi abbiamo sentito l'esigenza, dopo il femminicidio di Giulia, di far agire la forza delle donne, quindi intanto questo. Poi si scende in piazza perché noi riteniamo che la repressione da soli non basti, che c'è bisogno di affrontare il problema dal punto di vista culturale, perché la violenza è un problema culturale, è una responsabilità sociale e quindi noi riteniamo che al di là delle pene e dell'aspetto punitivo che pure è previsto dalla Convenzione di Istanbul, ci sono gli altri aspetti della Convenzione di Istanbul, la prevenzione, quindi un'educazione ai sentimenti nelle scuole, e chiediamo che il Parlamento approvi una legge finalmente per rendere in materia curriculare l'educazione ai sentimenti, maggiori risorse ai centri antiviolenza, maggiori risorse in maniera strutturale, non una tantum, non a scadenza ogni anno, ma in maniera strutturale per far sì che possano sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, e infine anche una formazione per gli operatori della giustizia e per gli operatori sociali, soprattutto per gli operatori della giustizia, perché spesso le leggi vengono poi interpretate con quest'ultimo caso che abbiamo visto sulla premeditazione, di cui si discute da giorni in tutti i TG e in tutte le trasmissioni. Un nuovo dottore illustre per l'Università Federico II. Nel giorno del suo 799esimo compleanno l'Ateneo ha conferito la laurea honoris causa al celebre divulgatore scientifico Alberto Angela. Vediamo il servizio che racconta le emozioni del momento e ascoltiamo i commenti di Alberto Angela, del rettore Matteo Lorito e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Un evento speciale in una ricorrenza altrettanto speciale. Nel giorno in cui ha festeggiato i 799 anni dalla sua istituzione, l'Università Federico II di Napoli ha conferito la laurea magistrale honoris causa in geologia e geologia applicata al noto divulgatore scientifico Alberto Angela. Nell'aula magna storica della sede di Corso Umberto, il neodottore è stato introdotto dal rettore Matteo Lorito e dal direttore del Dipartimento di Scienze della Terra Vincenzo Morra. Il professore di paleontologia e paleoecologia Pasquale Raia ha invece tenuto la laudatio del laureando. Una mattinata da ricordare per l'Ateneo Federiciano si è conclusa proprio con la lectio magistralis di Alberto Angela, che ha parlato ad un'aula gremita in ogni ordine di posto. Io vi dico una cosa sincera, io non sono napoletano, ma mi sento a casa. Napoli è una famiglia, naturalmente, che nel tempo ha accolto persone molto diverse. Sappiamo la storia di Napoli, la storia di tante storie negli ultimi, anzi proprio millenni,
però ha la grande capacità di abbracciarti e di non farti sentire straniero. Questo è quello che io potrei dirvi della mia esperienza di Napoli, che è stata una grande scoperta, di soprattutto una mi sento a casa ogni volta che vengo qua, ed è una sensazione straordinaria. Una laurea, tra l'altro, in un settore che per me è cruciale come la geologia, in un ateneo così antico e così prestigioso, beh, certamente come arrivare sulla Luna, insomma, è qualcosa di straordinario. E soprattutto io voglio dire, sottolineo una cosa, il calore non solo della gente, ma anche di chi insegna la scienza, di vedere professori, direttori, persino il magnifico rettore, li vedi come persone che sono allineate nella stessa missione della quale tu fai parte, e quindi anche questo è un bel buffo. Devo dire che con questo, diciamo, è importante riuscire proprio a fare gruppo per riuscire poi, come dicevo prima, a trovare delle soluzioni per il futuro. Una laurea honoris causa ha sempre un valore speciale, ma quello di oggi è davvero una laurea importante, che arriva in un momento importante. Oggi potremmo dire è il primo giorno dei nostri 800 anni. Abbiamo completato i nostri 799 anni. Non c'era un modo migliore per iniziare che una laurea honoris causa ad Alberto Angela, uno scienziato divulgatore, sempre stato molto vicino alla Federico II e soprattutto molto vicino a Napoli. Lui ha saputo interpretare Napoli, ha saputo raccontarla, riesce a sentirla, e questo per noi è molto importante perché siamo un ateneo profondamente intriso in questa città straordinaria. Alberto Angela, oltre che essere una grande personalità, è un grande amico di Napoli, è un testimone di Napoli e anche un cittadino onorario di Napoli, quindi a noi fa molto piacere che ci sia anche questo riconoscimento accademico, perché è un modo per stringere ancora più un legame di amicizia e di vicinanza con Alberto Angela, quindi un'occasione importante in questa fase anche significativa di rilancio della città e di nuova centralità internazionale. La riqualificazione compiuta del Parco Sommerso di Gaiola a Napoli, al centro di un incontro che si è svolto al Museo Archeologico Nazionale. Un appuntamento per parlare di risultati raggiunti e volgere lo sguardo in avanti discutendo di progetti presenti e futuri. Vediamo i dettagli in questo servizio. Dal degrado alla grande bellezza è la nuova vita del Parco Sommerso di Gaiola, che dopo un lungo percorso di riqualificazione si riscopre finalmente oasi di felicità per turisti e cittadini. A 3 anni dall'appello del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per un nuovo paradigma di fruizione sostenibile dell'area che coniugasse vivibilità, sicurezza e tutela del patrimonio, è tempo di fare il punto sui brillanti risultati raggiunti e sui progetti presenti e futuri. Nell'aula conferenze del MAN è andato in scena Parco di Gaiola, un paradiso ritrovato, evento per coinvolgere e aggregare sempre di più i partner culturali e le istituzioni cittadine. Ai nostri microfoni i commenti dei direttori di Parco Sommerso e Museo Archeologico, Maurizio Simeone e Paolo Giulierini. Oggi dobbiamo dire che realmente il Parco Sommerso di Gaiola è un parco ed è vissuto da parco, da area marina protetta, da luogo della cultura. Ed è un luogo, diciamo, singolare, perché nonostante sia un luogo da proteggere e da tutelare, è anche un luogo vissuto, dove appunto i cittadini possono venire a fare il bagno, nuotare su reperti e strutture di 2000 anni fa, e finalmente questo è percepito dai cittadini, dai turisti che incominciano a vivere questo luogo per quello che è, quindi un prezioso gioiello della città di Napoli che deve essere tutelato e deve essere fruito in maniera sostenibile. Quindi oggi noi veramente ringraziamo chi ci ospita, appunto il direttore Giulierini e il MAN, che fu il primo a lanciare un appello per, diciamo, salvare la Gaiola dal degrado in cui versava anni fa, e ringraziamo questa sinergia istituzionale, culturale, popolare, anche da parte delle associazioni ambientaliste e del mondo della cultura, che si è stretto intorno al Parco della Gaiola per, diciamo, ribadire con forza che è un patrimonio da tutelare, da trasmettere alle generazioni future e in piena, diciamo, cura e godibilità. In questi anni tutto il lavoro che è stato fatto alla Gaiola da parte dell'associazione, ma devo dire anche della soprintendenza, di tutti gli enti preposti all'ambiente, del comune, è stato quello di far comprendere come
il paesaggio della Campania sia estremamente ricco per la sua complessità. Si tratta di uno dei pochi casi a livello nazionale in cui l'ambiente marino ha pari valore dell'archeologia e poi ci sia anche una tradizione, insomma, da rispettare rispetto a grandi personaggi che hanno visitato la Gaiola, uno per tutti, per esempio Polghetti. Ecco, insomma, ci sono tante storie da raccontare e possiamo in questo modo coinvolgere tantissimi pubblici che hanno obiettivi diversi, chi vuole vivere il mare, chi vuole vivere la grandezza dei costruttori romani di epoca repubblicana, chi invece vuole vivere storie particolarissime, strane, e anche chi ricorda per esempio che quello fu un luogo in un certo periodo del contrabbando. Insomma, tanto ci racconta la Gaiola di ciò che è giusto e ingiusto, e poterlo raccontare in un museo attraverso itinerari è la cosa più innovativa. Dominic Purcell, l'attore e produttore cinematografico australiano, si trova in questi giorni ad Ischia. Il protagonista di Prison Break e che ha recitato anche in Legends of Tomorrow and The Flash sta girando alcune scene del film Cassino a Ischia, diretto da Frank Chota. È stato chiamato a sostituire Ray Stevenson, attore inglese scomparso nelle settimane scorse all'ospedale Isolano Rizzoli, dove era ricoverato per un marole sul set mentre lavorava proprio a questo film. Ieri era impegnato a Sant'Angelo, il borgo isolano, ed è stato subito notato dai fan, cui non si è sottratto firmando numerosi autografi e facendosi immortalare in molti selfie. Resterà diversi altri giorni sull'isola per girare altre scene in altri luoghi, come previsto dalla sceneggiatura originale del film. Adesso un paio di notizie di sport. Iniziamo con l'Ischia Calcio, che attraverso un comunicato stampa ci ha fornito delle dichiarazioni di Pino Taglialatela, che ha preso la parola e ha aggiornato i tanti appassionati su più fronti. In questi giorni, spiega il massimo dirigente gialloblu, si sono registrate le conferme di molti sponsor che ci hanno accompagnato e sostenuto nella passata stagione. Con Carlino mi sento quasi tutti i giorni e mi ha presentato due nuovi sponsor che ci daranno un importante sostegno per la prossima annata. Ma le novità non finiscono qui, perché il presidente da qualche giorno è in contatto con un imprenditore molto importante che garantirebbe l'auspicata continuità del progetto societario. Questo imprenditore, dice Taglialatela, entrerebbe in società con una quota di maggioranza, ma c'è anche la possibilità che rilevi l'intera società. Mentre il presidente è impegnato a garantire un futuro sereno alla società, qualcosa si muove anche dal punto di vista tecnico. Però, dice Taglialatela, sarà il direttore sportivo Mario Lubrano a spiegare come si sta strutturando la squadra che parteciperà al prossimo campionato, agli ordini di mister Buonocore, che così come nella passata stagione è in costante contatto con il direttore sportivo affinché venga composta una rosa secondo le esigenze migliori. Ho totale fiducia in loro, conclude Taglialatela. Una notizia anche che riguarda il Real Forio, perché c'è il primo confermato. Si tratta di Pietro Gualtieri, arrivato in biancoverde nello scorso mese di dicembre. In quei circa 4 mesi aveva totalizzato ben 8 reti, di cui alcune pesantissime come quella in casa del Villa Literno, e ben 4 assist. Sono felice, afferma Gualtieri, di proseguire la mia avventura a Forio. Darò il massimo per la maglia biancoverde e mi auguro ci attenda una stagione ricca di soddisfazioni. Ed ora il meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Questo è il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e buona serata.